comunale. Oggi, come sapete, il comune di Postiglione, il primo cittadino, il cavaliere e il sindaco Carmine Cennamo e il consiglio comunale conferiranno materialmente la pergamena di ciò che è stato deliberato in consiglio comunale con la delibera numero 29 del 14 luglio 2023, con la quale sono stati individuati e sono stati nominati 6 nuovi neo cittadini onorari, personaggi illustri che quotidianamente con il loro lavoro, con il loro servizio istituzionale e non solo, civile ma anche religioso, onorano Postiglione, gli Alburni e il territorio salernitano in Italia e nel mondo. Si tratta degli illustri rappresentanti della società civile, religiosa e del mondo delle istituzioni. Parto dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'onorevole Antonio Tajani. Dal giancapo della polizia e prefetto, il dottore Alessandro Panza. Dal vescovo della diocesi di Gianno Policastro, che oggi è assente ma che la prossima settimana sarà qui a Postiglione a ritirare la pergamena, Monsignor Antonio De Luca. Dal parroco del comune di Postiglione, Don Martino De Pasquale. Dalla scrittrice e studiosa dei piccoli borghi, la dottoressa Carmen Pellegrino. E lo scrittore e sceneggiatore, il dottore Diego De Silva. Prima di dare il via a questo evento, fortemente voluto dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carmine Cennamo, il ringraziamento da parte di ognuno di noi ed in particolare da parte dell'amministrazione comunale e del consiglio comunale va per la vostra presenza a Postiglione a Sua Eccellenza il prefetto di Salerno, il dottore Francesco Russo. Al viceprefetto il dottore Vincenzo Amendola. Al questore di Salerno il dottore Giancarlo Conticchio. Al colonnello dei carabinieri del comando provinciale di Salerno il colonnello Filippo Macchiotto. Al generale della Guardia di Finanza del comando provinciale di Salerno il dottore dottor Oriol De Luca. Alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, ai Carabinieri, ho visto anche il Tenente Colonnello Otranto della Guardia di Finanza di Eboli, grazie. Il Comandante della Compagnia di Eboli, il Capitano Emanuele Tanzilli, insieme al Maresciallo Carmine Porto. All'Associazione Nazionale Carabinieri, alla Croce Rossa Italiana, alla deputata del Parlamento Europeo, la dottoressa onorevole Lucia Volo, grazie. All'onorevole Fulvio Mattuscirmo. Grazie ai sindaci, spero di non aver dimenticato nessuno, grazie ad ognuno di voi e in particolar modo grazie agli agenti della Polizia Municipale dei vari comuni, in particolare del Comune di Postiglione. Cominciare per dare il via, per aprire questo evento nel migliore dei modi, ci alziamo tutti quanti in piedi per l'inno nazionale. Thank you.
grazie a tutti, accomodiamoci e apriamo il nostro evento e lo facciamo con il padrone di casa, a cui vi chiedo di fare un forte applauso, che è il sindaco Carmine Cenno. Grazie. Cari concittadini, illustrissimi autorità religiosi, civili e militari, egregi colleghi e amministratori, onorevole ministro, in qualità di sindaco della comunità di Postiglione che mi onoro di rappresentare, vi do il benvenuto nel nostro paese. Postiglione è antico borgo millenario situato ai piedi dei Montalburni, per via della sua collocazione geomorfologica è definito il balcone degli Alburni, tanto da essere fin dai tempi più antichi fonte di ispirazione e oggetto di studio di importanti scrittori storici italiani, un luogo che, come si legge in un volume datato metà Settecento, che per la sua venuta nell'area non è occupato. Il nostro paese, contadini, religiosi, filosofi, scrittori, professionisti, santi, conserva ancora oggi antiche tradizioni legate alla vita agricola, all'economia rurale della montagna, che da sempre caratterizza la nostra identità. Una storia, quella di Postiglione, dei postiglionesi, legate alle tradizioni della lavorazione dei grani, dell'olio, extravergine di oliva, del vino, dei prodotti agroalimentari e dell'allevamento, che rappresentano la principale economia del territorio, che ne fanno dei nostri imprenditori locali il simbolo dell'eccellenza e dell'enogastronomia nel mondo. Siamo però anche la terra di devozione a Sant'Elia, protettore del raccolto dei campi che il nostro paese venera con un percorso che mette insieme fede, tradizioni, musica popolare, enogastronomia e bellezze naturalistiche. È la terra della devozione al nostro santo protettore, nel nostro paese che è San Giorgio. Da qui, da questa terra, con questa terra ognuno dei neocittadini che oggi è un acerrimo con il provvedimento delle cittadinanze onorarie conserva legami indissolubili e anche onore e omaggio all'Italia e del mondo. Per questo motivo l'amministrazione comunale, interpretando i sentimenti di riconoscenza e stima dell'intera comunità, ha voluto insieme tutto il Consiglio Comunale ed ha approvato con proposta all'unanimità di conferire cittadinanze onorarie con delibera numero 29 del 14 luglio 2023. Alla scrittrice Carmen Pellegrino, postiglionese doc che racconta la storia dei borghi abbandonati, dei suoi scritti facendo rivivere con la letteratura e facendo conoscere al mondo le bellezze e la storia dei piccoli centri del Mezzogiorno. Mai senza dimenticare Postiglione. Grazie. Lo scrittore Diego De Silva, che finalmente... La sua professionalità diventa arte, ha illustrato le bellezze del territorio salernitano nel grande schermo della TV pubblica RAI, conservando il forte legame per la nostra comunità di Postiglione che se ne conserva affetti familiari. Al parroco di Postiglione, al responsabile della Caritas diocesana di Deggiano Policastrico Martino De Pasquale, sacerdote, santo, ma soprattutto amico e fratello della comunità che grazie alla sua fede, al suo ottimismo, ha reso Postiglione il paese dell'accoglienza, della solidarietà, dove trova il conforto. I rifugiati e i bambini orfani delle pagine più atroci della storia dell'umanità, le guerre. Al vescovo della diocesi di Deggiano Policastro, Signor Antonio De Luca, un uomo di chiesa per noi, rappresenta il simbolo dell'umiltà e della fede, pastore, maestro, perché è presente nella vita della comunità degli Alburni, punto di riferimento e spalla di conforto nei momenti difficili della vita dei credenti e non. A Sua Eccellenza il dottor Alessandro Panza. Che con orgoglio, passione, dedizione, unità rappresentato e onorato lo Stato italiano e nel mondo è divenuto come capo della polizia il simbolo della lotta alla criminalità più feroce. Il dottor Panza non ha però nemmeno mai dimenticato le proprie origini, conservando sempre un forte attaccamento agli Alburni e alla nostra comunità. Grazie. E infine, ma non per ultimo, il ministro degli esteri Antonio Tajani. Onorevole Antonio Tajani, politico e uomo delle istituzioni di lungo corso, incarna il simbolo dei valori autentici dell'Europa unita, della pace.
pace del mondo, della solidarietà tra i popoli, un uomo delle istituzioni che conserva da sempre forti legami con il territorio salernitano e con il mondo, con i quali è sempre litigato e continua a lavorare per la sua valorizzazione, con particolare attenzione alla comunità di Castiglione e degli Alboni, e punta a tutto il turismo delle radici e di visione di un paese del Mezzogiorno proiettato in Europa. Ad ognuno dei neo illustri concittadini, il nostro paese vuole rendervi omaggio con il conferimento della cittadinanza onoraria che suggerirà il nostro legame con Castiglione. Il nostro paese Castiglione, la nostra terra di Narbonne, vi siamo grati, illustri neo concittadini, onorari, per quanto fate per la nostra comunità. Perché il paese significa popolo, attaccamento alle radici e identità, e grazie a tutti per essere intervenuti. Ma prima di salutarvi, consentitemi una breve, brevissima riflessione. Tanti anni fa partì la mia esperienza politica, partendo da una contrada che devo staccare, forse è meglio, se parlare meglio così, contrada Tempe, dove io rappresentavo le esigenze di 30 famiglie. Sono divenuto consigliere comunale, per me già era un sogno. Oggi per me sono sindaco e rappresento quella comunità. E fin qua può anche starci, ma io vivo un'emozione che la voglio trasmettere a voi e dire a voi. La presenza di tante autorità, il prefetto, il questore, i comandanti provinciali, di finanza, carabinieri, tutti quanti voi presenti qua, l'onorevole Tajano, il prefetto Panza, Diego da Silva, Carmen Pellegrino, Don Martino, che ci vediamo frequentemente, ci confrontiamo per le problematiche del nostro paese, mi dovete consentire un'emozione grandissima, che io forse non meritavo, ma forse qualcuno nell'aldilà mi aiuta a far sempre presente che io quando decido, quando pensiamo di dare a un'amministrazione comunale tutta, che io ringrazio, perché io faccio delle cose, vengo qui, mi becco l'applauso, però dietro di me c'è un grande gruppo che lavora, sia impiegati che sia amministratori, che mi permette di essere qui e di rappresentare. È una grande emozione. Castiglione vi è grata per essere qui, grazie per farci vivere questa meravigliosa giornata, che è una giornata che noi ricorderemo per sempre, per voi che siete venuti qua, per le autorità che noi abbiamo avuto modo di conoscere, il nostro paese di conoscere, per quello che viviamo. Ed anche un segnale forte, che quando lo Stato sta insieme, quando non c'è uno scontro, ma c'è un confronto, c'è voglia di fare, l'Italia vince. È per quello che noi dobbiamo lavorare, per l'Italia. Perché è una meravigliosa nazione e noi lo dobbiamo alle future generazioni. Grazie, grazie a tutti. E grazie al sindaco del comune di Castiglione, il cavaliere Carmine Cennamo. E l'ho appena detto il sindaco, ecco, quando un paese unito, un territorio unito diventa, grazie, quando un territorio unito è capace di fare solo tante cose belle, solo tanto lavoro buono per i propri concittadini. Grazie, grazie mille. E nel frattempo permettetemi di ringraziare i colleghi della stampa, da Mediaset alla RAI, ai colleghi delle televisioni locali, ai quotidiani locali, alle radio locali, senza i quali questo evento, anche senza la loro presenza, non sarebbe stato possibile. Quindi grazie, grazie per l'attenzione che ogni giorno ci date. Io vi chiedo per di tutti i colleghi della stampa di fare un applauso, perché loro lavorano tanto. I giornalisti sono la spina dorsale della democrazia onorevole di questo territorio e di questo paese, quindi grazie ancora. E ora passiamo al presidente del Consiglio Comunale, il professore Luigi Di Matteo. Buonasera a tutti. Buonasera. Un ringraziamento a tutti, al prefetto Panza, a Diego, mio amico d'infanzia, alla dottoressa Carmen Pellegrino, a Don Martino, al vescovo che non c'è. Caro,
caro Ministro, io sono qui per far portare un saluto del Consiglio Comunale. Non ho preparato nessun discorso, però farvi sentire la nostra vicinanza, ma non solo a voi, a tutti i consiglieri e a tutti i convenuti, per me è un grosso orgoglio, come ha detto il Sindaco. Voglio fare un piccolo inciso. Io ho un'esperienza con il professore Alessandro Manza del 1973, ma bellissima. All'epoca non c'erano le comunità montane, ma c'era la Proloco al Burni, dove organizzava tutto. Con la Proloco al Burni organizzò un concorso per le scuole. Io all'epoca frequentavo la seconda media. C'era un nostro carissimo professore, Giulio Manzano di Empoli, che era una bravissima persona, e quindi facevo questo concorso e noi andavamo, caro prefetto Panza, a intervistare il professore Panza alla casa del professore Pagnani. Ma ci fu un lungo la propria intervista, vero? E voglio vedere se riesco a recuperare tramite la scuola media queste interviste, che poi al premio Proloco al Burni la scuola di Postiglioni alla seconda media, per la precisione, si classificò al secondo posto su 12 paesi della comunità. Quindi io ho un bellissimo ricordo sia del professore Panza, perché era un grande uomo, ma non solo, ci raccontò una sua esperienza in Tibet, me la ricordo come se fosse io, bellissimo. Ogni volta che andavamo lì a fare l'intervista ci raccontava un suo disegno. Quindi ho un bellissimo ricordo del professore Panza, ma di tutta la famiglia. Quindi non mi dilungo molto. Un ringraziamento a voi. Anzi, vi faccio gli auguri perché siete stato nominato anche segretario di Forza Italia. Avete sempre fatto le vostre gare, così. E quindi un grosso augurio anche a voi, e torno a ribadire, porto il saluto di tutto il Consiglio Comunale, che questo giorno sia un giorno felice per tutti. Grazie. Scusate, è l'ultima volta che... Bene così. Grazie al professore Luigi Di Matteo, presidente del Consiglio Comunale di Postiglione. E ora è il turno del presidente della comunità montana Burni, l'avvocato Gaspare Salamone. Presidente. E amici, i legami con il territorio degli Alburni, con i neoconcittadini onorari di Postiglione. Radici che hanno dato il territorio, che ha dato i natali a molti di loro. Ecco, questo legame con la comunità degli Alburni che si rinnova e oggi si rafforza. Prego. Buonasera a tutti voi, grazie a Carmine per avermi riservato la facoltà di questo intervento. Soprattutto un saluto caloroso a Sua Eccellenza il Ministro, alle autorità civili e militari, all'onorevole Tajani, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, e ai sindaci presenti che rappresentano le proprie comunità, le comunità del territorio alburnino e anche oltre, della Valle del Senno. È un momento importante, però innanzitutto lasciatemi dire una cosa, complimentarmi con l'onorevole Ministro per la liberazione di Zaki, l'attività diplomatica che ha condotto lo Stato italiano ad un grosso successo, con riservatezza ma con efficacia. Dicevo, è un momento particolare per noi tutti, no? Questa è un'occasione particolare, perché non dobbiamo, diciamo, riservarla a tessere le lodi soltanto a coloro che fra poco saranno insigniti della cittadinanza onoraria di Postiglione, ma è l'occasione per parlare di noi, per parlare del nostro territorio, per rivendicare una maggiore attenzione per le nostre aree interne, che sono ormai afflitte dallo impoverimento e dallo spopolamento. Ecco, per rivendicare maggiori opportunità per i giovani, affinché possano avere le stesse occasioni di coloro che sono nati al nord, e quindi non abbandonare le proprie terre.
Dicevo che un'occasione particolare, le parole del ministro poc'anzi, l'intervento fatto in ristorante, mi conservano un certo ottimismo, perché vedo l'impegno e l'attenzione per le nostre zone. Vorrei lanciare un grido d'allarme, soprattutto per quanto riguarda, diciamo, l'utilizzo dei fondi del PNR, che dovevano riservare, diminuire quel dislivello che c'era tra nord e sud e che all'atto pratico io credo che possa comportare un rischio e che questa distanza che vi era continua a crescere. Diciamo che interventi mirati solo per l'efficientamento energetico, per campi che voglio dire sono lontani da noi ma che valorizzano proprio poco l'agricoltura e il turismo, ci danneggiano e possono penalizzarci. Però dicevo, l'intervento del ministro in questa direzione mi fa essere diciamo, molto speranzoso e credo che le cose in futuro possono migliorare, soprattutto una minore burocrazia, minore procedure per arrivare a conseguire questi finanziamenti e soprattutto più elasticità nella gestione e nella realizzazione delle opere. Grazie a tutti e a tutti di nuovo. Della comunità Montana Alcuni. Ora è il turno del sindaco del comune di Eboli, l'avvocato Mario Conte. Innanzitutto grazie Carmine Genova per l'invito a questa bellissima manifestazione e per aver concesso a me e agli altri sindaci l'alto onore di essere qui oggi festeggiare e a partecipare a questa celebrazione del conferimento delle cittadinanze onorarie. Ovviamente mi associo ai saluti di chi mi ha preceduto, alle forze dell'ordine, al signor prefetto, al signor questore, a tutte le autorità civili, militari e religiose che sono presenti oggi e ovviamente ai sei nominati cittadini onorari di Postigiuolo. Carmine ci hai anche trasmesso l'emozione perché celebrare sei personalità come quelle che avete fatto voi nel Consiglio Comunale di Postiglione significa dare l'esempio a tutta la comunità e non solo le nostre comunità, quelle che rappresentiamo, ma anche quelle che non rappresentiamo che sono fuori di qui, per dire signori, queste persone hanno dato molto nel sociale, nelle istituzioni, nelle forze dell'ordine, come pure nella politica e nell'amministrazione della cosa pubblica. Queste persone le celebriamo e le insegniamo di questa alta onorificenza perché hanno dato molto al nostro paese, alle nostre comunità e soprattutto hanno lavorato e si sono impegnate nell'interesse generale e per il bene comune. Questo è l'esempio, questo è il messaggio che viene da questa manifestazione molto importante per noi ma anche per gli altri. Ecco perché siamo qui e ovviamente ringrazio e saluto tutti i cittadini che sono qui presenti perché significa che oggi stiamo celebrando la buona politica, la buona amministrazione, il buon modo di fare anche le forze d'ordine e come diciamo prima nel sociale, tra la gente e per la gente. Ecco perché siamo qui e vi ringraziamo tutti per questa bellissima manifestazione. Quindi auguri ai nuovi, diciamo, nominati cittadini onorari di Postiglione e speriamo che noi ne possiamo fare tanti altri anche nel futuro. È il momento del sindaco del comune di Sicignano degli Alburni, il dottore Giacomo Orco. Buongiorno a tutti, grazie anch'io mi associo velocemente perché poi se dobbiamo parlare di tutti i sindaci qui non te ne facciamo andare più praticamente a Roma. Grazie in realtà della sua presenza qui e grazie a Carmine che ha... È meraviglioso, a me viene solamente da fare un suggerimento anche a Carmine che diciamo, è l'organizzatore in questo momento. Abbiamo parlato un attimo di alcuni argomenti importanti, quelli di oggi. Oggi abbiamo le maggiori istituzioni qui presenti e allora oggi è anche quel momento di dire a tutte le istituzioni di esserci vicini, ma veramente vicini, anche rispetto a una serie di programmazioni che stiamo portando avanti come comuni. In questo momento è un momento molto importante per l'Italia, abbiamo il PNRR, abbiamo una serie di occasioni importanti per i comuni, ci sono tanti finanziamenti, parliamo ogni volta di finanziamenti intelligenti, perché proprio perché non vogliamo
che le risorse pubbliche vengono sprecate. Allora oggi qui davanti a tutte queste autorità noi ci sentiamo di dirvi che abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno delle istituzioni, abbiamo bisogno dei carabinieri, abbiamo bisogno della prefettura, vedo qui il prefetto, e in tutte le occasioni, in tutte quelle circostanze in cui i comuni a volte si trovano anche ad essere da soli, i sindaci si trovano ad essere un po' abbandonati perché magari alcune cose ci vengono calate dall'alto, lo dobbiamo dire, a volte ci cadono così di pugno così sulla nostra testa. Allora è il momento di fare rete, è il momento di dire a tutte le istituzioni che noi sindaci abbiamo bisogno di voi, quindi siamo qui per essere ovviamente, siamo anche noi contenti per dare questa cittadinanza onoraria che poi non sono solamente di Bossiglione ma anche di tutto il comprensorio degli Arpulli, ci uniamo anche noi. Grazie e complimenti a tutti. E ora è il momento del vice sindaco del Comune di Serre, Franco Turco. Salve, buongiorno, mi associo ai saluti e porto il saluto del mio sindaco che in questo momento non è potuto essere presente, del Consiglio Comunale, e mi associo chiaramente ai saluti alle eccellenze, alle forze dell'ordine, e ringrazio Carmine Cennamo per averci invitato a essere qui presenti. È chiaro che noi siamo partecipi a queste iniziative perché chiaramente ci sentiamo del territorio, siamo del territorio e lavoriamo su questo territorio, e quindi vogliamo assolutamente che iniziative come queste siano frequenti, perché portano sul nostro territorio le autorità e che si rendono conto del pregio di questi luoghi, del pregio che non deve essere abbandonato e che non deve essere dimenticato. Io ringrazio di nuovo di avermi dato la possibilità di essere presente e di esprimere queste mie opinioni. Grazie e buona giornata. Grazie al Comune di Serre. La dottoressa Mariella Chiumiento, vice sindaco del Comune di Controne. A tutti, io sarò brevissima anche perché non vorrei correre il rischio di essere ripetitiva. Ringrazio l'amministrazione comunale, ringrazio il sindaco Carmine per questo invito, e oggi è un momento importante non soltanto per la comunità di Bossiglione ma per tutti i paesi limitrofi. Noi abbiamo già iniziato un protocollo d'intesa, abbiamo già iniziato a collaborare, abbiamo capito che l'unione è il punto di partenza per dar voce alle esigenze delle nostre comunità. Soltanto così credo che possiamo finalmente dare una spinta ai nostri comuni, che non hanno niente di meno rispetto ai paesi e ai comuni del nord, dove molti dei nostri coetanei, molti dei nostri compaesani sono lì ad onorare e a prestare il servizio. È un'occasione particolare, dicevo, soprattutto perché ci sono delle persone che io conosco, che mi sono care e che si sono distinte dal mondo laico al mondo civile religioso, e niente, io posso soltanto augurarvi insomma di essere sempre tra di noi, e colgo l'occasione per quanto riguarda il Ministro invece di chiedervi una maggiore presenza, una maggiore attenzione ai nostri territori più di quanto voi abbiate già fatto. Ne abbiamo bisogno, e questo è un invito che, come il collega forse con maggiore enfasi vi aveva rivolto, rivolgo anche alle istituzioni, agli esponenti delle istituzioni locali. Noi ci siamo, ogni qualvolta vedrete vi accoglieremo con la stessa enfasi e la stessa euforia. Buon prosieguo. Il dottor Antonio Forziati, sindaco del Comune di Castelcivita. Salve a tutti, voglio innanzitutto ringraziare l'amico Carmine Cennamo per l'invito che mi ha rivolto e ha rivolto alla mia comunità. Porti saluti del mio consiglio comunale e della mia cittadinanza. Saluto con ossequio Sua Eccellenza il Prefetto, Onorevole Ministro, le autorità militari e civili e religiose presenti qui questa sera. Voglio ringraziare Carmine per il suo impegno
siamo esponenti dell'attività amministrativa di lunga data, abbiamo fatto battaglie insieme negli anni, veniamo dallo stesso partito che è la Democrazia Cristiana negli anni 80 e 90, quindi abbiamo un percorso che ci ha portato insieme per tanti anni. Con questo, signor Ministro, io voglio in questo momento farmi promotore di un'iniziativa che vada a salvaguardare quelle che sono le aree interne, perché di leggi dalla 158 sui piccoli comuni a quella che è la SNAI sulle aree interne, ben poco abbiamo visto finora. Io vorrei che il governo centrale su questo sia maggiormente incisivo e ci sia vicino, perché da soli i piccoli comuni non riusciranno a sopravvivere. Il trend che viene dagli ultimi anni è negativo e continua nella sua negatività dappertutto, dalla Sicilia al Nord Italia. Quindi io mi auguro che il governo centrale prenda atto di questa situazione che è persa sul 66% del territorio nazionale. Sono convinto che questo governo abbia iniziato col piede giusto e quindi mi auguro delle azioni incisive sui nostri territori, e di questo vi ringrazio. Grazie a tutti. Un saluto particolare a Carmine, che anche non essendo un sindaco della comunità montana degli Albuni mi ha invitato, perché io mi sento ai piedi degli Albuni ma con le spalle al Cilento, quindi sono contro il Cilento e sono qua a fare un appello al Ministro, come già ha iniziato a fare il Presidente del Consiglio Postiglione, di ridurre la burocrazia per utilizzare i fondi del PNRR. Perché noi siamo in grosse difficoltà e che dobbiamo registrare tante cose su tante piattaforme, e credo che questo, con l'imponimento dei nostri dipendenti che non possiamo assumere per il patto di stabilità, credo che non riusciamo a utilizzare i fondi che il governo ci mette a disposizione. Quindi un appello a nome mio e di tutti i comuni di sburocratizzare i fondi del PNRR. Grazie e grazie per averci accanto. Grazie a tutti. Nel frattempo io gli chiedo scusa perché tra i tanti non l'avevo visto quando siamo arrivati. Saluto e vi chiedo di fare un applauso all'onorevole Aurelio Tomasetti, già rettore dell'Università di Studi di Salerno, consigliere regionale. Grazie professor Tomasetti. È il momento del vice sindaco del comune di Aquara, Enzo Luciano. E tutti i colleghi, oltre a portare il saluto del sindaco di Aquara, che è ancora per certi versi convalescente, gli mandiamo gli auguri anche da questa bella iniziativa, porto il saluto dei comuni montani della Campania, essendo presidente dell'UNCE, e da questo punto di vista una piccola preghiera al ministro. Ieri c'è stato un incontro importante con il ministro Lollobrigida e con in particolar modo dove si è discusso della centralità dei temi delle aree interne della montagna. Lei è uno delle aree interne, viene dalla zona di Fiuggi, se non erro, e c'era anche il presidente dell'UNCE Lazio che la saluta. Niente, lanciamo questo appello affinché nella conferenza unificata si era messa la presenza di UNCEM e non solamente di ANCI, perché c'è questo problema. Da un lato c'è questa centralità dei temi della montagna e delle aree interne, e dall'altro c'è invece una mancanza di rappresentanza nelle
realtà, diciamo, e soprattutto nelle realtà nazionali. Io ringrazio Carmine, non lo voglio fare lunga, ringrazio Carmine Centro, il sindaco appunto di Consiglione, che ormai ha messo in campo un'azione, diciamo, per tutti, che è quella di stare insieme, come ricordava Mariella, perché anche questa storia del PNRR, che tutti lamentiamo, ci vede, come dire, protagonisti di azioni e progetti per concorrere a questi bandi che tendono sempre più ad escludere i territori come i nostri. Per cui in questo bandificio nazionale del PNRR c'è bisogno anche lì di un'azione diversa, di un'attenzione diversa per i nostri territori. Il Presidente della Comunità Montana ne tracciava solo alcune, diciamo, linee, che sono quelle delle strategie poi della SNAI, delle strategie delle aree interne, in particolar modo legate alla viabilità, alla sanità e alla scuola. E Dio sa quando ce n'è bisogno nelle nostre realtà, e in particolar modo in realtà come quelle appunto di Gattino. Un'ultima cosa, attraverso, diciamo, saluto Don Martino De Pasquale, ma attraverso lui saluto questa azione stupenda, straordinaria che stanno svolgendo i vescovi in Italia, in particolar modo in questo appuntamento ormai nazionale di Benevento, che riescono a mettere veramente al centro i nostri problemi e le nostre tematiche, e ci forniscono una sponda straordinaria per parlare con il governo sia nazionale che con il governo regionale. Ancora auguri per la cittadinanza onoraria, conosco bene dottoressa Pellegrino, saluto lei perché è quella che conosco di più e che seguo tantissimo, e porto i saluti di tante giovani scrittrici di questo territorio che la seguono e la ringraziano per aver portato a centro una visione diversa dei nostri territori. Grazie. Grazie, ed ora concludiamo con l'intervento del sindaco del comune di Oliveto Citra, il dottore Carmine Pignata. Sindaco, l'intervento non era previsto, ma un breve saluto, 2 minuti. Giusto 2 minuti, sindaco. Un medico è sempre... Costruire comunità lo si fa indubitabilmente con l'asfalto, con cemento, con le cunette, con quanto ogni sindaco ha le solitudini quotidiane deve fare, ma lo si fa soprattutto in momenti culturali come questo, cioè rafforzare il sentimento dell'identità dei piccoli comuni, di quanto quando stanno magistralmente diritto da ogni. Un plauso particolare agli scrittori, alla lettura, all'arte, alla bellezza, insomma, perché la bellezza, la cultura ci salverà proprio in un momento difficile come questo, di grande disorientamento che viene da lontano, disorientamento del Covid, delle tensioni internazionali. Per cui grazie Carmine, complimenti a te e a tutta la comunità, e soprattutto complimenti alle personalità che sono state inseguite della cittadinanza onoraria di un piccolo grande comune. Grazie al sindaco di Oliveto Citra Carmine Pignata, e ora passiamo ai nostri neo cittadini onorari, a cui il sindaco Carmine Cennamo e i consiglieri comunali consegneranno tra poco una pergamena e leggeranno le motivazioni della cittadinanza onoraria. Pergamena alla quale seguirà anche la consegna di una statuetta raffigurante il guerriero San Giorgio il santo protettore della città di Postiglione. Partiamo da una donna, partiamo da una giovane ragazza e una brillante scrittrice, Carmen Pellegrino, 46 anni, originaria di Postiglione, scrittrice e autore di numerosi volumi, tra cui il 68 napoletano e La felicità degli altri. È diventata famosa nel campo storico letterario grazie all'attenzione che serve attraverso lo studio e la scrittura alla memoria dei borghi abbandonati. Il suo esordio nel mondo della letteratura avviene nel 2015, quando pubblica il romanzo Cade la terra, nel quale scrive: ho tratto dai ruderi una prospettiva capovolta, un invito alla resistenza. Ho visto una possibilità nelle cose lasciate a perdersi. Una storia, quella di Pellegrino, autrice del Sud, fatta di studio e successi,
oggi punto di riferimento per gli studiosi del Mezzogiorno e dei borghi abbandonati degli Alburni e del Cilento, tanto da incuriosire le maggiori testate giornalistiche nazionali, di cui è stata ospite, ma per le quali collabora e scrive. Il successo di Carmen Pellegrino è il successo di una donna e scrittrice campana che non ha mai dimenticato la sua terra natia. Per questo motivo, la storia della dottoressa Pellegrino è stata ritenuta dall'amministrazione comunale della città di Bossizzone degna di essere omaggiata con la cittadinanza onoraria. Invito qui l'assessore Jessica Trotta, che consegnerà la pergamena della cittadinanza onoraria alla dottoressa Carmen Pellegrino, e la professoressa Valentina Tortora ne leggerà le motivazioni. Il Comune di Bossizzone conferisce la cittadinanza onoraria alla dottoressa Carmen Pellegrino, scrittrice, studiosa ed autrice di importanti volumi sulla memoria dei borghi abbandonati del Mezzogiorno. Profondamente legata alla comunità bossizzonese e simbolo della divulgazione culturale nel mondo. Grazie all'assessore Jessica Trotta. E ora viene qui il consigliere comunale Carmine Turco, che consegnerà alla dottoressa Pellegrino la statua del figurante San Giorgio. Dottoressa, mettiamoci un po' più al centro, così. La foto di rito. Alcuni mi riguardano alle mani di mia madre. Sono molto contenta di ricevere questa. Diego è un amico, uno scrittore. Ci siamo visti qui per la prima volta, ci sentivamo telefonicamente, ma non ci siamo mai incontrati. Quindi grazie Carmine, io devo ringraziare questa amministrazione che ho anche avversato. Devi sapere, Diego, è una cosa che non farò mai più. Sono stata candidata tempo fa in una con un gruppo di giovani abbiamo deciso di tentare questa cosa. Noi siamo stati avversari politici e ce ne siamo cantate di tutti i colori, dai palchi, dei pubblici comizi. Però devo dire la verità, è stato l'unico sindaco che ha riconosciuto in qualche modo, e questa non è la prima volta, con umiltà anche. Noi ci siamo visti alle grotte di Castelcivita, che ho incontrato i sindaci e i vice sindaci che oggi ho rivisto qui per un'altra manifestazione di questo tipo. Con umiltà, insieme alla sua amministrazione comunale, ha voluto, ma anche immeritatamente per quanto mi riguarda, perché io non faccio altro che accocchiare parole, io scrivo, questo faccio, niente, possono le parole, Diego, cambiare il mondo? Noi lo sappiamo che non succede, però i libri fanno paura, non a caso i dittatori hanno sempre bruciato i libri, no? Quindi alla fine un po' di speranza in quello che facciamo possiamo riporla. Uscirà tra breve un libro che parla anche di questi luoghi, si intitolerà Le stanze del ritorno, ma io non vengo a vendere i miei libri come mi dissero in campagna elettorale, sai, tra le acidità che si dicono in campagna elettorale, si è candidata per vendere i libri? No, amici miei, io ho fatto di più. Ho costruito il mio immaginario su questi luoghi, perché io ci sono nata in questi luoghi. Le mie parole, la lingua madre è fatta di parole bossizzonesi. Io quando penso in bossizzonese, infatti stanno
traducendo, e ho inserisco sempre nei miei libri parole del postiglionese arcaico. Vi faccio un esempio, sarà molto breve. Ho inserito nel mio primo libro una parola che noi tutti postiglionesi conosciamo, però l'ho inserita e l'ho mescolata in tal modo nel libro che sembra, insomma, veramente una parola tra le altre recuperate, perché oltre a recuperare la storia dei borghi abbandonati recupero anche parole. Mi fecero una recensione sul Sole 24 Ore di Cadella Terra e il recensore scrisse: la Pellegrino, oltre a recuperare storie dei luoghi abbandonati, recupera parole che vengono dall'Accademia della Crusca, e citava parole obsolete che avevo recuperato e anche una parola, paiorda, che è una parola postiglionese che io ho inserito lì. Per questo recensore quella parola era una parola dell'italiano antico. In questi giorni mi ha scritto il traduttore di questo libro, il traduttore inglese, dicendomi: ho finito la traduzione del suo libro che uscirà a Londra tra poco, ho solo qualche dubbio, una parola in particolare che probabilmente è dell'italiano antico, paiorda, come lo traduco in inglese? È chiaro che quindi il mio legame con questa terra che Carmine prima diceva di non perdere è impossibile da perdere, perché io perderei il contatto con la lingua madre, con le parole che formano e determinano il mio immaginario. Quindi racconterò sempre di questi luoghi, anche quando lo scriverò direttamente di questi luoghi, perché questo è, anche se me ne sono andata, è il paese dell'anima, il paese che mi ha fatto in un certo senso, e non può non essere così. Quindi ricevo con piacere questo riconoscimento. Ringrazio Carmine Genova anche per la sua umiltà, perché lo devo ammettere, Carmine, mi hai sorpreso in questi mesi in cui ci siamo sentiti, perché si è posto con umiltà. L'umiltà è fondamentale anche per far vivere i paesi, anche per tenere unita una comunità. E l'ultima cosa che voglio dire, prima il sindaco di Controne, il vice sindaco di Controne, mi parlava di questa cosa delle scrittrici che mi hanno mandato il loro saluto, ringraziandomi per questa visione diversa dei nostri luoghi. È vero, io non racconto i nostri luoghi come sono stati sempre raccontati, cioè come affetti da uno stato di minorità, perché c'è anche questo, noi ci sentiamo sempre un po' meno degli altri. Già il fatto, lo ricordavamo anche prima, e l'ho raccontato a Castelcivita, che noi parliamo dei nostri alcuni come delle Dolomiti del Sud, già significa sentirci un po' meno. E infatti in un articolo del Corriere della Sera qualche anno fa, quando mi mandarono a scrivere qualcosa sulle Dolomiti, la prima cosa che ho scritto è stato bello trovarsi davanti agli alcuni del Nord. Io lo vedo. Grazie a tutti. Grazie alla dottoressa Carmen Pellegrino. Diego De Silva, 59 anni, nato a Postiglione, ma con origini e profondi legami affettivi con la città di Postiglione, nato a Napoli. Scrittore, drammaturgo e sceneggiatore. De Silva è autore di numerosi romanzi tradotti in diverse lingue, molti dei quali pubblicati dai Naudi. È anche autore di sceneggiature cinematografiche e televisive, collabora inoltre con vari quotidiani. La sua scrittura e la sua arte sono oggi la risposta alla ricerca di eccellenza delle case cinematografiche. Nel 2001, dal romanzo di Diego De Silva dal titolo Certi bambini, ne è stato tratto il film vincitore di Due David di Donatello. Tra i vari volumi, Le minime di Malinconico, edito nel 2021, e dal cui romanzo ne è stata tratta la famosissima fiction Rai, ambientata nella città di Salerno, sulla figura dell'avvocato Vincenzo Malinconico. È proprio il romanzo su Malinconico che segna l'esordio dello scrittore. Di lui, De Silva, grande, illustre scrittore italiano, ama definirsi come uno scrittore che, come i classici, restituisce l'incomprensibilità delle cose. Consegnerà la targa della cittadinanza onoraria al dottore Diego De Silva, il presidente del Consiglio Comunale Luigi Di Matteo, mentre consegna la statua di San Giorgio al dottore Diego De Silva il consigliere comunale Pasquale Caputo, il vice sindaco Pasquale Caputo. Il Comune di Postiglione conferisce la cittadinanza onoraria al dottor Diego De Silva, scrittore, drammaturgo e sceneggiatore, divulgatore culturale e punto di riferimento del cinema italiano, profondamente legato al territorio di Postiglione,
di cui conserva le radici ed i legami affettivi. Allora, che dire, non sono emozionato, sono contento. Sono contento perché ho sempre considerato questo paese davvero la mia terra, perché chi mi conosce lo sa, sono postiglionese per parte materna. Molte delle persone che sono qui conoscevano molto bene mio nonno, Nunziante Liguri, che era un avvocato ma era un grande appassionato di letteratura. Io credo di dovere a lui la mia fascinazione per la narrazione. Mio nonno, quando ero bambino, mi portava a fare delle lunghe passeggiate e mi raccontava i libri che leggeva. E mi ricordo che uno dei primissimi racconti, no? Io normalmente racconto una favola, no? Mio nonno mi raccontò I Miserabili. E io mi ricordo, per me, per lui era Vittorio Hugo. E quindi io, davanti a me, questa idea di questo omone, nella mano del quale io camminavo, e man mano che avanzavamo, le sue parole mi davano l'impressione di un tappeto che si srotola davanti a me. Il racconto è un po' questo, no? Un tappeto che si srotola. Dopodiché, Postiglione è il paese in cui che io associo all'infanzia. Se io penso alla mia infanzia, non penso a nessun altro luogo in questo, il luogo in cui giocavo per strada, perché diversamente dalla città mi ha consentito stare fuori, casa sempre. I miei più cari amici, molti dei quali sono qui, con i quali sono cresciuto, e che ho continuato a frequentare anche da giovane, per molti anni, perché poi la vita mi ha portato altrove, però è la parte più importante della mia, diciamo pure della mia formazione sentimentale. Allora, c'è una scrittrice belga, di cui io non sono un grande fan, che si chiama Amélie Nothomb, che una volta ha detto una frase che mi ha molto colpito, dice: si vive solo nell'infanzia, tutto il resto è un epilogo. Io sono convinto che sia così. Secondo me quella è la stagione della vita in cui siamo totalmente privi di qualunque forma di filtro, in cui la vita ci arriva addosso in maniera assolutamente sconosciuta e indecifrabile. È un po' come la prima volta che uno sente la musica, se non suona e se non ha conoscenza, viene invaso da questa quantità di suoni che non sa quali sono gli strumenti che l'hanno formata. E questo in un certo senso è bellissimo, no? È come trovarsi davanti a un Caravaggio senza avere nessuna cognizione di storia dell'arte, però Caravaggio ha una tale potenza espressiva che ti schiaccia con la tua bellezza, soprattutto per la rappresentazione dei deboli, degli ultimi. Ebbene, per me Postiglione fu questo: Postiglione è l'infanzia, Postiglione è mio nonno, Postiglione è mia madre, è l'odore della casa dei miei nonni. Sapete, con gli anni, non so voi, però io conservo una memoria soprattutto olfattiva dei posti. E per me l'odore dell'aria di questo paese è qualcosa che non ho trovato più da nessun'altra parte della vita. Quindi sono tre volte felice di essere. Sono felicissimo, tra l'altro, di avere finalmente incontrato Carmen, una collega che da anni ci stanno inseguendo. Già da quando era finalista al Campiello, io volevo incontrarla, ho parlato con il suo editor, che è un mio carissimo amico, ma non eravamo ancora riusciti. Ed è bello che ci siamo riusciti in questa occasione. Quindi grazie a tutti e conserverò questa giornata, il ricordo di questa giornata e questo bellissimo regalo che convalida la mia appartenenza a quello che lasciavano dire e anche dei paesi. Allora facciamo una piccola modifica alla scaletta.
colleghi della RAI e di Mediaset, dei TG, dato che poi non fanno in tempo a mandare in onda per i servizi di questa sera, di questo pomeriggio, insomma tra un po', mi hanno chiesto di anticipare, quindi parlerà ora il ministro Tajani e poi dopo gli altri neocittadini onorari. Onorevole Antonio Tajani, classe 1953, dottore in giurisprudenza, di origini salernitane, la carriera dell'onorevole Antonio Tajani inizia come ufficiale militare e successivamente come giornalista con collaborazioni per i più importanti quotidiani TV italiane. Negli anni 80 scende in campo in politica e nel 1994 insieme all'ex premier Silvio Berlusconi fonda Forza Italia, partito dal quale da qualche giorno ne è segretario nazionale, per il quale gli facciamo anche gli auguri. Nel 1994 l'onorevole Tajani viene eletto parlamentare europeo, carica da cui riceve conferma nel 1999, a cui segue la nomina in varie commissioni, tra cui gli affari esteri, difesa e sicurezza. Nel 2002 l'onorevole Tajani viene eletto vicepresidente del Partito Popolare Europeo, mentre nel 2008 viene nominato ministro degli affari esteri e commissario europeo per i trasporti. Nel 2014 l'onorevole Tajani viene eletto vicepresidente del Parlamento europeo con delega alla sicurezza, dialogo interreligioso e alla Casa della Storia europea. Il 26 gennaio 2022 l'onorevole Tajani viene rieletto alla presidenza della Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo, mentre alle elezioni politiche dello scorso anno viene eletto alla Camera dei Deputati e nominato ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e vicepresidente del Consiglio dei Ministri da parte della Premier Giorgia Meloni. Uomo delle istituzioni, ma soprattutto un europeista convinto, il ministro Tajani è divulgatore dei valori dell'Europa unita, innovatrice e solidale. Profondamente legato al territorio salernitano, Tajani è vicino alla comunità di Postiglione e alle esigenze del territorio alburnino a cui rivolge grande attenzione. Consegna la targa al ministro onorevole Antonio Tajani, il sindaco del comune di Postiglione, il cavaliere Carmine Cennamo, e consegna la statuetta di San Giorgio al ministro Tajani, consigliere comunale Rolando Manzione. Legge le motivazioni della professoressa Tortora. Ci poniamo qui dinanzi. Il Comune di Postiglione conferisce la cittadinanza onoraria all'onorevole Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei Ministri, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, giornalista, già presidente del Parlamento europeo e commissario europeo ai trasporti e all'industria. Originario del Salernitano e profondamente legato al territorio postiglionese. Uomo delle istituzioni, europeista convinto, divulgatore dei valori dell'Europa unita e ambasciatore della pace nel mondo, che rivolge da sempre grande attenzione istituzionale ed umana verso i paesi del Mediterraneo e gli ultimi. Io sono rimasto molto colpito dai miei due nuovi concittadini. Li conoscevo per fama, ma sono rimasto colpito per quello che hanno detto riguardo alla identità. Chi siamo noi? Siamo quello che abbiamo vissuto,
siamo quello che ci hanno insegnato, quello che abbiamo assorbito, soprattutto nei primi anni. Io sono, devo dire la verità, sono un po' un cocktail, perché mio padre, la famiglia, che il nome chiama Antonio Tajani, si sanno tutti, con il nome Pietrese, quindi non è che posso nascondere, vado si fare a ferie, quindi posso pensare che sono di Bolzano. Mio padre non ha vissuto mai a Pietri, mio nonno era ferroviere, lui era militare, quindi non ha mai vissuto. Però guarda caso, non so perché, quando parlava, quando si arrabbiava, cambiava linguaggio e parlava come si parla qua, e sembra una cosa strana, però è così. Mia madre era della provincia di Frosinone, di Ferentino, vicino a Fiume, l'ha ricordato il vice sindaco, anche lì c'è un'identità, vedete. Io mi diverto un po' a studiare anch'io le lingue, chiamiamoli dialetti, le lingue locali. E ognuno ha un significato, ognuno ha un'identità, perché da quella lingua capisci qual è la storia, da dove vengono, dal latino, si mischiano a volte con l'etrusco, a volte con il francese, a volte con lo spagnolo, tutte le dominazioni che abbiamo avuto. Ma sono, questa storia è parte della nostra identità, di quello che siamo noi, di quello che abbiamo assorbito, che ci rimarrà per tutta la vita. E con tutte queste cose, che cosa siamo noi? Siamo tutti italiani, perché l'Italia è fatta da tante piccole realtà che hanno tutte comunque un minimo comune denominatore. E questo deve farci sentire fieri anche quando siamo fuori, non soltanto quando andiamo al nord, tanto bene, ma anche quando andiamo oltre i confini, perché quando sento tutti quelli, i nostri compatrioti che vanno in qualche consesso internazionale, si mettono a parlare inglese, dico, ma perché non parlate in italiano? Cioè l'interpretazione per far vedere che sapete inglese, ma tanto lo sanno cosa sapete inglese, parlare italiano perché teniamo il punto. E poi c'è anche un particolare, vi racconto, se non si parla italiano tolgono le cabine di italiano, cioè il numero delle cabine di interpretazione delle istituzioni comunitarie è fatto in base alle richieste, cioè se io non parlo e quindi non chiedo la cabina di italiano, quando fanno il concorso successivo diminuisce il numero degli interpreti italiani. Questa è un'altra particolarità, però perché dico dobbiamo anche difendere la nostra, da tenere presente, ma noi dobbiamo difendere la nostra identità, sia quella particolare sia quella generale, perché l'identità particolare è parte dell'identità generale. Se non ci fossero tutte queste identità particolari di ogni comune d'Italia, non ci sarebbe l'identità generale, perché l'identità generale è fatta da tanti piccoli particolari. Io sono assolutamente convinto, rispondo al sindaco che ha posto il problema delle aree interne, che la difesa delle aree interne deve rappresentare una priorità, l'onorevole Volo lo sa perché lo conosce meglio di tanti altri, con l'onorevole Martuscello. Le aree interne rappresentano una risorsa straordinaria per la tutela dell'ambiente. Se noi abbandoniamo le aree interne, l'assetto idrogeologico del nostro paese andrà a ramengo. Noi quindi abbiamo il dovere di far sì che i più giovani rimangano a vivere nelle aree interne, perché quelli con i capelli bianchi ormai sono sempre più soli, ci rimarranno. Noi dobbiamo dare ai giovani la possibilità di essere interconnessi, perché un giovane che non è interconnesso se ne va, non può lavorare. Se vogliamo attrarre investimenti, dobbiamo avere il 5G, dobbiamo avere tutta la strumentazione digitale possibile e dobbiamo anche poi farli riscoprire questi bei posti. Ecco perché come Ministero degli Esteri, così parliamo pure del PNRR, abbiamo dato vita a un piano del PNRR che si chiama Turismo delle Radici. Non so se lei lo conosce, però è un bel... adesso cerco di avere qualche finanziamento in più. È un progetto che punta a far riscoprire
agli italiani che vivono all'estero o coloro che sono di origine italiana il luogo da dove sono partiti e da dove sono partiti i loro genitori e i loro antenati. L'obiettivo è quello di far crescere le presenze turiste nei borghi antichi, cioè a Napoli non c'è bisogno del progetto PNRR per fare diventare turisti, a Roma non c'è bisogno del posto chiuso. So che il sindaco ha già risposto alla lettera che gli ho mandato. Abbiamo scritto, ecco, per abbattere la burocrazia, sono arrivato, stiamo preparando il progetto, cioè, facciamo un ufficio in ogni regione. Dico, ma i comuni quando arriveranno? Prima che paghi la regione, li chiama tutti, quelli rispondono alla regione, se poi si dimenticano, sa male al funzionario, oppure magari è gentile attesa, deve partorire, servare un'ora dopo 6 mesi e finire il programma. Allora che facciamo? Abbiamo scritto a tutti i sindaci direttamente dei piccoli comuni, così abbiamo dei comuni che servono i soldi e li possiamo dare, chiedete e noi diamo la risposta. Sembrano cose di poco conto, però sono quelle che poi risolvono il problema. È chiaro che non potremo dare finanziamenti miliardari, però sentiamo già la possibilità di organizzare una grande festa per il ritorno dei migranti o di coloro che sono di origine, insomma, come ha fatto Papa Francesco, diciamo quello che ha fatto Renzi Veloso, non ritornare al paese d'origine. Noi vogliamo quindi fare incrementare le presenze soprattutto nei piccoli comuni. Ve lo presenteremo in tutte le ambasciate, faremo anche dei bei filmati, lo facciamo con Rai Italia, che è la trasmissione della Rai che va in tutto il mondo, proprio per far sì che ci sia un turismo di ritorno, ma di ritorno nei posti meno conosciuti. È un modo anche per far crescere l'economia. Noi diamo una piccola parte, un piccolo intervento economico per favorire questo progetto. Ecco, queste sono alcune delle cose che si possono fare concretamente. Poi sulle aree interne sono assolutamente d'accordo, perché per quanto riguarda l'agricoltura di montagna abbiamo il dovere di difenderla, perché se scompare l'agricoltore anche qui va via l'ambiente, va a ramengo. L'agricoltura di montagna è più difficile, anche qui dobbiamo fare in modo che i giovani riscoprano l'agricoltura, dobbiamo favorire i giovani agricoltori che possano andare in montagna a lavorare, fare aziende agricole che possano avere delle agevolazioni anche attraverso la politica agricola comune. Ecco l'impegno, caro sindaco, che posso prendere con te, con questa parte della campagna, della provincia, insomma, così, da dove è partito mio padre, è quello di prestare attenzione, di aiutare più i piccoli che i grandi, perché i grandi spesso non hanno bisogno anche loro, ma non hanno bisogno i piccoli, perché è più facile aiutare il grande che aiutare il piccolo. Ecco, l'impegno che posso prendere è proprio questo, perché sono convinto che grazie ai piccoli si conserva anche l'identità. Grazie ai piccoli anche si conservano i valori, se noi vogliamo riscoprire i valori dell'uomo, 9 volte su 10 li dobbiamo andare a cercare nelle comunità più piccole, dove non si è perso il rapporto personale, dove la porta di casa rimane aperta, dove se hai bisogno ti aiuto, dove se la notte chiami e ti rispondo. Questa è la differenza con la città, dove ognuno si ignora con l'altro, dove magari c'è la piccola banca dove il direttore ti conosce e ti dà un prestito, e non come nelle grandi banche, nelle grandi città dove devi andare con fogli, cose che mettono al computer, poi no, ma lei c'ha l'ultima cambiale che è scaduta nel 1984, però non glielo possiamo dare, vediamo i passi per un mese, quello intanto il prestito non gli serve più. Ecco. Riscoprire il piccolo, pensare il piccolo, credo che questo debba essere anche un modo per ciascuno di noi per riflettere e anche per i politici, perché a volte l'interesse elettorale nella grande città è maggiore di quello del piccolo risultato, però ecco, credo che se noi puntiamo sui valori, andare a scoprire e difendere i piccoli come si devono difendere i bambini, credo che sia una scelta giusta, direi moralmente, quindi caro sindaco, io farò tutto ciò che sarà possibile per onorare la città, la cittadinanza onoraria che mi avete voluto onorare. Grazie.
Grazie Ministro Tajani, come dicevo prima, onorevole, nell'anticipare le motivazioni della cittadinanza onoraria, la sua azione istituzionale, prima in Europa e oggi nel nostro Paese, ci fa sentire tutti figli dell'Europa, ci fa sentire tutti, soprattutto tutti i cittadini europei, quindi grazie, grazie per il lavoro che svolge, per questa dedizione verso le istituzioni, ci fa sentire fieri di essere cittadini europei. Grazie Ministro. Don Martino De Pasquale, parroco di Postiglione, direttore della Caritas, direttore della Caritas diocesana di Reggiano Policastro, autore e promotore di importanti iniziative di solidarietà e accoglienza in favore delle popolazioni vittime di guerra ed in particolare dei piccoli orfani, punto di riferimento della comunità di Postiglione, guida spirituale e intellettuale, simbolo dei valori della cristianità e dell'umanità senza confini. Don Martino De Pasquale rappresenta non solo un sacerdote esempio di chiesa viva e vicina al territorio, ma anche un riferimento culturale per giovani e adulti. Per tutto questo, il Comune di Postiglione ha voluto omaggiare Don Martino De Pasquale della cittadinanza onoraria. Conferisce la cittadinanza onoraria Don Martino De Pasquale, consigliere comunale Dario D'Alterio, legge le motivazioni la professoressa Tortora e consegna la statuetta di San Giorgio a Don Martino De Pasquale, il consigliere Antonio D'Antonio. Il Comune di Postiglione conferisce la cittadinanza onoraria al sacerdote Scusate, facciamo un applauso a Don Martino, buttati dare, bello della diretta. Il Comune di Postiglione conferisce la cittadinanza onoraria al sacerdote Don Martino De Pasquale, parroco di Postiglione, vicario della Forania degli Alburni e del Fasanella, direttore della Caritas della diocesi Teggiano Policastro, da sempre guida spirituale e morale della comunità, ambasciatore di accoglienza tra i popoli vittime di guerre e centro di aggregazione, pastore operoso e punto di riferimento dei giovani. Breve. Saluto le istituzioni civili e militari, saluto il signor Ministro. Sono 15 anni che servo questa comunità, già mi sentivo cittadino, anche se non avevo il titolo. Questo perché sono tra gente che mi ama, che mi vuole bene e che mi ha anche contestato alcune volte. Mi ha contestato quando ho portato, signor prefetto, ragazzi minori stranieri non accompagnati, però poi ho fatto capire che era solo il colore della pelle diverso, ma non tutto il resto. Cerco ogni giorno di servire questa comunità, la comunità diocesana, dove ne sono direttore della Caritas, altrettanto da oggi, il sindaco lo sa, il prefetto lo sa, ospiteremo altre famiglie straniere non accompagnate con minori e con figli nella nostra comunità. Grazie. Il mio grazie va al Consiglio Comunale e al signor sindaco, amico Carmine, ecco, che mi ha omaggiato di questa cittadinanza. Grazie ancora. Grazie a Don Martino De Pasquale, che devo dire, onorevole Tajani, è un sacerdote rivoluzionario.
Alessandro Panza, il dottore Alessandro Panza è tra le figure dello Stato più illustri del nostro paese. Classe 1951, nato a Eboli e con profondi legami con la comunità di Postiglione e gli Alburni, dove vivono i familiari. Laureato in giurisprudenza, il dottore Panza è entrato nella Polizia di Stato nel 1975. La carriera è iniziata presso la Questura di Cosenza, dove si è occupato di criminalità organizzata e di terrorismo. Nel 1982 è stato trasferito a Roma presso la squadra narcotici e poi alla direzione centrale della polizia criminale, diventando nel 1996 direttore del servizio centrale operativo della polizia. Nel 2000 il dottore Panza viene nominato prefetto. Qualche anno dopo diventa responsabile della direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Viminale, mentre nel 2005 viene nominato vicecapo della polizia e direttore centrale della polizia criminale. Nel 2007 diventa prefetto di Napoli e il dottore Panza viene nominato commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania. Nel 2010 assumerà l'incarico di direttore del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno. Il successo della carriera del dottore Alessandro Panza arriva con la nomina a capo del più prestigioso incarico nel 2013, quando il Consiglio dei Ministri nomina Alessandro Panza capo della Polizia e direttore generale della Pubblica Sicurezza. Dal 2018, anno in cui viene nominato Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, va in pensione e oggi è manager di una delle più importanti aziende di telecomunicazioni del mondo. Nella sua lunga carriera, il dottore Alessandro Panza non ha mai dimenticato la sua terra natia e gli Alburni, con cui ha conservato e conserva un legame affettivo e di amicizia con il territorio e il popolo. Al dottore Panza consegna la pergamena della cittadinanza onoraria il vice sindaco Pasquale Caputo, ne legge le motivazioni la professoressa Tortora e consegna la statuetta di San Giorgio il consigliere comunale e vice sindaco Pasquale Caputo. Pasquale è un consigliere comunale Pasquale Caputo. Il comune di Postiglione conferisce la cittadinanza onoraria al Cavaliere della Repubblica, dottor Alessandro Panza. Già capo della Polizia di Stato, funzionario, prefetto ed ex commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania, originario di Postiglione e da sempre legato alla comunità alburnina tutta e della Piana del Sele. Uomo dello Stato e simbolo della legalità. Buon pomeriggio a tutti, signor Sindaco, signor Ministro, signor Prefetto, autorità, cari concittadini, adesso lo posso dire a pieno titolo. Io ringrazio moltissimo il sindaco e il consiglio comunale di Postiglione che hanno voluto conferirmi questa cittadinanza di cui io sono orgogliosissimo perché io conservo un legame che mi riporta all'infanzia e alla mia giovinezza con Postiglione, che ho frequentato moltissimo negli anni giovanili, venivamo in villeggiatura su queste montagne e per me gli Alburni sono un ricordo importantissimo, le grotte di San Elia. Mi ricordo che la prima volta che ho visto le grotte ho avuto l'impressione che mi ricordavano un'architettura, una cattedrale, Campo d'Amore, con quelle distese di fragole a luglio che erano un sogno e di cui io ricordo il sapore e il profumo, un po' quello che viene chiamata la sindrome di Proust, con le famose madrenne che gli ricordavano la sua storia. E sono contentissimo soprattutto di rivivere oggi in una realtà nuova come quella dei comuni degli Alburni, di Postiglione in particolare, questa realtà. Sono rimasto
sorpreso e contentissimo che alcuni dei sindaci, e anche lei prima, mi avete parlato di unione, unione dei comuni. Come ha detto la dottoressa prima, nella mia carriera io sono stato capo del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, che si occupa proprio dei comuni, della finanza locale, e la battaglia perché i comuni più piccoli, che sono la stragrande maggioranza dei comuni italiani, la maggioranza dei comuni italiani sono di sotto i 5.000 abitanti, di fare l'unione, cioè di mettere in comune i servizi, è una battaglia che non si riuscirà mai a portare a termine. Ed è uno degli elementi più importanti invece delle formule che possono sviluppare aree del territorio dove ognuno di voi sa benissimo che il confine comunale non è confine di niente se non di una costruzione amministrativa, ma è invece una realtà che si estende, che mette insieme delle realtà che circoscritte in un'area ben definita per interesse, per esigenze, possono sviluppare insieme una serie di iniziative che rendono molto più facile l'amministrazione e la vita dei cittadini. Perché in effetti questa realtà ha capacità attrattive enorme, le bellezze naturali, ce l'ha, come si può dire, il buon vivere ce l'ha, perché è un ambiente sano, un ambiente che offre una serie di iniziative. È evidente che l'attrattiva principale che manca è la capacità di sviluppare lavoro, soprattutto per i giovani. Ma le iniziative invece che possono essere insieme da più comuni in aree che hanno interessi comuni sono probabilmente la cosa più importante. E il legame, quindi, con Bossigliore si partecipa proprio a un legame con un'area che sicuramente è segnata da Diaburni come simbolo, come realtà, ma che ha una serie di interessi che coinvolge tutta la comunità di quest'area. Io per questo motivo sono contentissimo di aver ricevuto questo riconoscimento e ringrazio ancora tutti quanti voi e soprattutto ringrazio i miei nuovi concittadini ai quali mi sentivo già in parte vicino per i miei trascorsi e per soprattutto per i miei... E grazie al dottore Alessandro Panza. Prima di concludere questo evento, giusto un minuto, anche della riunione della fonte istituzionale, è importante da parte di ognuno di noi, da parte dell'amministrazione comunale, della città di Castiglione, ringraziare tutti quanti voi. Un ringraziamento in modo speciale va a Matteo, il proprietario del ristorante La Donna che ci ospita, grazie Matteo. Agli imprenditori di Castiglione che ci hanno donato i prodotti tipici locali che assaggerete da qui a qualche minuto con un buffet donato dall'amministrazione comunale, Apicoltura Forlano di Silvio Forlano, Tenuta Macellaro di Ciro Macellaro, Elaia, Pietra dei Venti, Dampieri, Azienda Agricola L'Eden. E permettetemi di ringraziare anche la dottoressa Maria Di Poso del Comune di Castiglione, la collega Valentina Tortora, il fotografo, il service, gli agenti della Polizia Municipale, tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita di questa manifestazione, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Prefettura, alla Questura, agli agenti della scorta. Grazie a tutti quanti voi, ora chiedo al service di togliere il microfono e leggio e ci predisponiamo qui con il ministro, con i premiati, insieme al sindaco, all'amministrazione comunale di Castiglione e alle autorità militari per la foto istituzionale. Grazie. Thank you.
poi ma a me non mi ha guardato mai. Chiedo scusa, voglio ricordarvi anche che subito tra un istante c'è il buffet e che stasera ci sarà una sfilata di moda, quindi per chi vuole visitare Consiglio delle sale, approfittatene. Ora facciamo la foto con il ministro, i neo 6 cittadini onorari e l'amministrazione comunale di Postiglione insieme al colonnello, al prefetto e al viceprefetto. Cortesemente,